Allora, Francesco Pedin, siamo qua per iniziare il suo giro di ascolto nei quartieri. Cosa succederà nei prossimi giorni? Un giorno, oggi, con l'apertura del Point Pedin, inizia la fase della campagna elettorale di ascolto. Questo sarà un luogo, un punto in cui i padovani potranno portare le loro idee e dare spunti, dove ascolteremo i problemi, le visioni della città. Chiunque potrà venire qui a portarle. Ma oltre a questo, questa campagna si chiama Serve la tua voce, perché noi useremo questo metodo dell'ascolto non solo per la campagna elettorale, ma anche per ciò che seguirà, per l'amministrazione, come è, diciamo, nella mia modo di fare in tutte le attività che ho fatto per la città e per la mia impresa, cioè ascoltare, decidere e poi agire. E quindi da qui parte anche un tour per la città, nel senso che finita la fase di risposta alle molte domande, alle molte idee che mi stanno arrivando telefonicamente, i padovani che hanno chiesto di incontrarmi già dal lancio della mia campagna elettorale, finita questa fase andrò nei quartieri, in tutti i quartieri di Padova, qui potete vedere la mappa che abbiamo preparato, dove potrò incontrare commercianti, professionisti, padovani, per parlare e raccogliere le idee e vedere la visione della città, perché la nostra idea è di fare azioni mirate su tutti i quartieri. Quindi da oggi parte questa fase, a cui seguiranno successivamente le idee per la città, perché il mio modo di fare è quello di ascoltare prima di decidere.